Ciao ragazzi e bentornati su Hard Rock Crypto, qui è Muro per voi. Oggi voglio parlarvi di Arweave, un protocollo molto interessante che ti permette di archiviare dati in modo permanente, sostenibile e con un unico costo iniziale. Come funziona tutto questo? Allora, Arweave è una rete open source completamente gestita dalla comunità e può essere considerato un protocollo decentralizzato che utilizza una blockchain per memorizzare informazioni globali in modo sicuro e permanente. Quindi si può dire che il protocollo di Arweave abbina le persone che hanno spazio sui loro hard disk con gli individui e le organizzazioni che hanno bisogno di archiviare dati o ospitare contenuti in modo permanente. E quindi arriviamo a questa tecnologia di base che alimenta Arweave, che si chiama Blockweaves, con il suo metodo di consenso chiamato Proof of Access. Quindi se possiamo definire una blockchain, una collezione di blocchi tutti collegati tra loro contenenti transazioni, in questo caso un Blockweave è un insieme di blocchi che contengono dati collegati ai blocchi precedenti della rete. Questa struttura di dati quindi permette alla rete di imporre ai minatori di fornire una proof of access, questa prova di accesso, ai vecchi dati per aggiungere nuovi blocchi. E a differenza di una blockchain tradizionale dove i minatori sono costretti a spendere elettricità per guadagnare token, nella rete Arweave i minatori sono incoraggiati a replicare i dati di valore, che sarebbero le informazioni memorizzate nella rete, per guadagnare il token nativo di questo protocollo, che si chiama AR, e tra poco andremo a vederne la tokenomics. E adesso arriviamo al concetto principale per quanto riguarda questo progetto, e cioè l'archiviazione permanente di dati e contenuti sul web che Arweave ha chiamato PermaWeb. E possiamo definirlo come una rete globale e permanente di pagine e applicazioni che vivono per sempre e che si trova sopra il livello di archiviazione dati di base di Arweave. Ma prima di spiegarvi meglio che cosa sia questo PermaWeb, vi lascio per un paio di minuti circa con lo sponsor di questo video. Margex, il modo affidabile di fare trading con le tue cripto con una leva finanziaria fino a 100x, progettato dai trader per i trader. Margex offre un'ampia gamma di potenti strumenti per sfruttare le tue capacità di trading e aumentare i tuoi guadagni. Guadagna quando il mercato sale ed è bullish, ma anche quando è in caduta libera, aprendo posizioni long o short con una leva finanziaria fino a 100x su tutti gli asset offerti nella piattaforma. Sei in grado di eseguire la tua strategia di trading vincente indipendentemente dalle condizioni di mercato. Puoi trarre vantaggio anche da un mercato ribassista. Margex è progettato tenendo in considerazione l'esperienza dell'utente e con la sua interfaccia molto user-friendly è l'ideale sia per i principianti che per i trader più esperti. Ci vogliono letteralmente solo 5 minuti per iniziare. Una grande tecnologia dietro la piattaforma con una protezione dalla manipolazione dei prezzi e la capacità di eseguire 100.000 scambi al secondo. Tutti i dati di mercato sono a portata di mano. Margex offre un flusso di operazioni in tempo reale e un portafoglio ordini di oltre 40 milioni di dollari, composto da oltre 12 fornitori di liquidità. Ciò garantisce che un singolo trader con un ordine relativamente grande non possa manipolare i prezzi. Usa un margine isolato per gestire i rischi. Il margine isolato di Margex ti consente di conoscere il prezzo di liquidazione e l'importo preciso dei fondi a rischio quando effettui l'ordine. Margex rispetta la tua privacy e il diritto di non divulgare le tue informazioni personali, offrendoti un trading sicuro dove il 100% degli asset viene archiviato in portafogli offline. Ogni tipo di informazione è a tua disposizione, dall'invio del tuo ordine alla sua esecuzione. Sei tu ad avere il controllo totale. Iscriviti e ricevi un bonus di $50 per pagare le commissioni sul trading. Deposita 0,004 Bitcoin o più per ottenere un ulteriore bonus di $50. Trovate tutti i link in descrizione. Bene, ritorniamo ad Arweave ed eravamo rimasti al concetto di PermaWeb. Allora, per andare un po' più nello specifico, il PermaWeb è una collezione di documenti e applicazioni interconnessi, proprio come il web tradizionale, eccetto però che tutti i contenuti sono interamente permanenti.
Visto che la rete Arweave stessa è costruita sopra HTTP, che è il protocollo da cui nasce il web tradizionale, i browser hanno accesso a tutti i dati immagazzinati nella rete. E dato che la rete Arweave stessa è agnostica ai suoi contenuti, il permaweb può essere usato per memorizzare tutti i tipi di informazioni, dai PDF ai video, alle foto, fino alle applicazioni web. Una volta inclusi nella rete, questi file sono sempre accessibili, da qualsiasi luogo nel mondo, in qualsiasi momento. Inoltre, una volta inviati, una volta inseriti in questo permaweb, nessuno, incluso anche chi ha caricato originariamente i contenuti, può alterarli in alcun modo, e così garantisce che applicazioni e documenti rimangono immutabili per sempre. La comunità di Arweave ha costruito una suite completa di strumenti e servizi che permettono di lanciare applicazioni completamente decentralizzate che stanno, diciamo, sulla cima di questo permaweb. Questi strumenti offrono tutto, dall'hosting dell'UI, che sarebbe la user interface, l'interfaccia utente, fino alla scrittura di database e query, così come anche smart contract che portano a rewards e incentivi vari. Quindi abbiamo uno stack, un insieme di strumenti ideale per soddisfare le esigenze di chi vuole lanciare applicazioni decentralizzate su Arweave. Ma qual è il problema che vuole risolvere Arweave con questo permaweb? Allora, fondamentalmente, ogni giorno una grande quantità di dati pubblicati su internet viene persa. Ci sono varie ragioni per questo: i metodi di archiviazione che usiamo attualmente sono vulnerabili agli hacker e i dati pubblicati in rete possono essere persi nel tempo a causa della negligenza degli utenti. Una delle principali fonti di perdita dei dati su internet sono i link non funzionanti. Per molti siti web i link sono tipicamente l'unico modo in cui gli utenti possono trovare informazioni. Una volta che un link è rotto, il relativo sito web viene spostato nel dark web e non può essere trovato da nessun motore di ricerca. E quindi a causa di questo tutti i dati presenti sul sito web sono a rischio di essere persi per sempre. Per non parlare di quello che succede con le organizzazioni centralizzate che hanno il potere di manipolare o eliminare i dati precedentemente pubblicati. E quindi, grazie ad Arweave, questa perdita o manipolazione dei dati su internet può essere eliminata completamente. E con la tecnologia che vi spiegavo prima dei block weaves, viene fornita una soluzione economica e scalabile per lo stoccaggio on-chain e gli utenti possono archiviare le informazioni sui siti web per sempre. E quindi il protocollo peer-to-peer permette ai vari utenti con grandi spazi di archiviazione sui loro hard disk di connettersi con la rete Arweave. La rete poi ricompensa i vari nodi, le varie persone per offrire i loro servizi di archiviazione e si viene ricompensati ovviamente con il token nativo di questa piattaforma e quindi arriviamo ora al token AR che alimenta la rete Arweave. Token che come potete notare si può trovare su tutti gli exchange principali in circolazione, da Binance a Gate.io, Huobi Global, KuCoin, Bittrex, OKX, Crypto.com, eccetera, eccetera. Vedete, è praticamente presente ovunque. Token AR che ha molteplici casi d'uso all'interno dell'ecosistema. Per iniziare, tutte le commissioni di transazione su rete Arweave devono essere pagate in AR e questo include anche le tasse per l'archiviazione e il recupero dei dati. E anche per interagire con le varie applicazioni decentralizzate che sono costruite sulla rete. Inoltre, tutti gli utenti che vogliono memorizzare i dati sulla blockchain Arweave devono utilizzare AR per pagare l'archiviazione distribuita dei dati. E tutti coloro che offrono sulla rete servizi di archiviazione devono anche loro accettare gli incentivi solamente in token AR. Tutto funziona e tutto viene alimentato con questo token. In questo momento il prezzo del token è di poco inferiore ai 30 dollari, capitalizzazione di mercato di 980 milioni di dollari, quasi un miliardo, un rifornimento circolante di circa 33 milioni su una total supply di 66 milioni di token. Ha toccato un massimo storico di 90 dollari e 94 il 5 di novembre dell'anno scorso e attualmente ci troviamo sotto quasi del 70% rispetto ai suoi massimi. Negli ultimi 3 mesi è stato in un range abbastanza ampio che va dai 40 dollari circa ai 25. Attualmente si trova in una fase un po' calante nel mese di aprile, ma è così un po' per tutto il mercato. Può continuare a scendere il prezzo? Assolutamente sì. Potrebbe tranquillamente essere che quest'estate va a toccare livelli ancora più bassi e ci potremo ritrovare in un'ottima posizione per entrare.
Poi, oltre allo stoccaggio di dati, la rete Arweave è anche una grande piattaforma per gli sviluppatori che cercano di creare applicazioni decentralizzate più efficienti. E ad oggi ci sono oltre 300 applicazioni decentralizzate funzionanti che sono state costruite sulla blockchain di Arweave, e la crescita è continua e costante nel tempo. Tra i vari partners notiamo assolutamente Coinbase Ventures, poi abbiamo l'Internet Watch Foundation e Multicoin Capital. Poi va detto che Arweave ha diverse partnership molto interessanti, sono sempre di più le blockchain che vogliono utilizzare i servizi che fornisce Arweave di storage permanente, e voglio farvene vedere due in particolare. E la prima è Solana, che ha deciso di collaborare con Arweave per fornire una soluzione di archiviazione permanente decentralizzata dei dati del libro mastro, garantendo che i dati possano essere sempre recuperati come richiesto. E poi, oltre a Solana, un'altra partnership che è avvenuta da pochissimi giorni e che volevo farvi assolutamente vedere è questa, che adesso lo storage permanente di Arweave è disponibile su Avalanche, una blockchain che ormai si è affermata e con un ecosistema in fortissima espansione, uno dei più interessanti sicuramente in circolazione. E quindi questo è l'annuncio ufficiale, dove dicono di essere lieti di annunciare che lo storage Arweave è ora disponibile nativamente su Avalanche. Quindi questa è una grande novità, perché da adesso gli utenti possono pagare per l'archiviazione permanente utilizzando i token AVAX. Ora vediamo brevemente il Twitter ufficiale di questo progetto. Oltre 62.000 follower, seguito da diversi personaggi e progetti molto importanti nel settore cripto, come ad esempio Near Protocol, Solana, di cui vi ho appena detto, OKX, Chris Marsalek, il CEO di Crypto.com, e Gary Vee, che è un po' un guru nel mondo NFT, quell'annuncio di cui vi ho appena parlato, che ora il Permanent Storage di Arweave è perfettamente integrato con Avalanche. Bene ragazzi, con Arweave è tutto per oggi, progetto che personalmente terrò d'occhio e continuerò a monitorare nei prossimi mesi, con un token AR che potrebbe dare delle buone soddisfazioni nel tempo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo progetto. Come sempre, se vi è piaciuto questo video, disintegrate il bottone del like qua sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e accendete la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Veniteci a trovare sui nostri social e alla prossima, sempre qua, su Hard Rock Crypto. Go!